Allora, cominciamo col chiederti se c'è qualche rimpianto per non aver segnato il 2-0 che avrebbe potuto chiudere la partita, oppure alla fine se va bene così. No, no, c'è un po' di... come si chiama? Rimpianto, perché prima della partita firmavamo per l'1 punto, però adesso che abbiamo fatto l'1-0 si facevamo il 2-0, la partita era finita, allora insomma siamo contenti, però un po' così così. Come l'hai vista dal campo, era una partita temuta, perché l'Alessandria è una grande squadra, soprattutto in trasferta, aveva vinto ben 9 partite. Ecco, come vi siete trovati anche dal punto di vista tattico? Però io quello che ho capito qua è che è difficile di venire a vincere qua con il mister, che tutta la settimana fa lavorare tanto. Quando andiamo al campo sappiamo tutto quello che dobbiamo fare, allora alla fine la partita è sempre dura per gli avversari. Prima in conferenza stampa il mister ha detto Yaisien è uno di quei giocatori che proveremo a trattenere qua anche per la prossima stagione. Ecco, ti chiedo quanto ti fa piacere questa stima del mister nei tuoi confronti e a che punto è il tuo livello di inserimento anche nella filosofia di calcio di Capuano. Stai migliorando comunque? Sì, sì. No, il mister veramente ancora li ringrazierò sempre, perché mi ha dato la fiducia, mi ha dato un minuto di gioco. All'inizio ero un po' fisicamente quasi così, adesso che gioco sempre sono molto molto meglio, e per l'anno prossimo io la squadra fantastica, il mister fantastico, la città bella, e dopo adesso io non penso ancora a questo, vinciamo ancora le partite che restano e dopo vedremo, però sicuro che questo mister e questa squadra mi piace. Ti mancava molto giocare, perché adesso che giochi con continuità no, stai crescendo di partita in partita. Sì, bravo, è solo per questo punto a vita ringrazierò il mister e la società che mi ha preso, che mi ha dato fiducia, e allora che non giocavo a Bologna, allora ce l'ho sempre una rezza nel mio cuore.